tutti e benvenuti nel mio canale. In questo tutorial andremo a realizzare una maglia fatta all'uncinetto. Per questo progetto sono andata a scegliere il filato King della Tessiland, che è una fettuccia di cotone. L'uncinetto di lavorazione sarà il 4,5. Questo progetto è una taglia SM e verrà lavorata a pannello. Io già mi sono avviata i due pannelli. Ho avviato una catenella che era lunga di 43 cm, quindi rispettando il multiplo di 4 ho avviato 60 catenelle e il pannello è lungo 52 cm. Quindi detto questo possiamo passare al tutorial. Allora, quindi avviamo una catenella rispettando il multiplo di 4. Vi ricordo che io ho avviato 60 catenelle e ho preso la misura da una spalla all'altra spalla. Diciamo era la zona un po' più ampia del corpo. Quindi una volta che noi abbiamo avviato le nostre 60 catenelle aggiungiamo più 3, 1, 2 e 3, che sono la nostra prima maglia alta. Salto la quarta, entro nella quinta e lavoro una maglia alta. Entro nella maglia successiva e lavoro la seconda, la terza maglia alta. Nella maglia successiva lavoro la maglia alta, nella successiva lavoro una maglia alta e quindi termino tutta la riga lavorando a maglia alta. Quindi alla fine mi ritroverò con 60 maglie alte. Una volta che avremo terminato tutta la riga a maglia alta partiremo con il punto. Quindi facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e nella prima maglia alta andiamo a lavorare una maglia alta. Quindi partiremo ad ogni giro sempre in questo modo. Poi salto 1 e 2 di base, entro nella terza maglia e vado a lavorare un ventaglio di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto. In questo modo abbiamo lavorato questo ventaglietto. Salto 1, 2, 3 e 4, entro nella quinta maglia e lì lavoro di nuovo il ventaglio di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Salto di nuovo 1, 2, 3 e 4, entro nella quinta e lì lavoro di nuovo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Sempre nello stesso punto. Salto 1, 2, 3 e 4. Quindi 1, 2, 3, 4. Entro nella quinta e li lavoro. Di nuovo il ventaglio di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Salto la maglia, entro nell'ultima e li lavoro una maglia alta. Quindi in questo modo abbiamo terminato il nostro primo giro. Ora lavoriamo una catenella, giro e lavoro, nella prima maglia lavoro una maglia alta e andrò a lavorare nello spazio di una catenella, quindi entro al centro del ventaglio e li lavoro 2 maglie alte. Una catenella e 2 maglie alte. Entro nel prossimo ventaglio e lavoro di nuovo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Entro nel prossimo ventaglio e lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Prossimo ventaglio di nuovo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Termino la riga lavorando l'ultima maglia alta sulla maglia alta del giro sottostante, quindi entro e lavoro una maglia alta. In questo modo abbiamo terminato anche il secondo giro.
Quindi lavoreremo tutti i prossimi giri sempre in questo modo. Vi faccio vedere. Quindi lavoriamo una catenella, giro il lavoro e nello stesso punto lavoro una maglia alta. Lavoro il ventaglio nella catenella di separazione, quindi entro e li lavoro due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Prossimo ventaglio, entro al centro e lavoro due maglie alte, quindi 1 e 2, una catenella e due maglie alte. Prossimo ventaglio, 2 maglie alte, una catenella e due maglie alte. Prossimo ventaglio, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Lavoro l'ultima maglia alta nell'ultima maglia alta. Ecco qua. E in questo modo abbiamo terminato anche il terzo giro. Quindi noi dobbiamo lavorare per i prossimi giri finché non arriviamo all'altezza del pannello che ci serve. Nel mio caso è un'altezza di 52 centimetri, quindi andiamo avanti per 52 centimetri lavorando sempre questo punto ventaglio. Nel mio caso ho lavorato per tutto il pannello 37 giri, quindi ho lavorato 37 giri per arrivare a una lunghezza di 52 centimetri. Ora passiamo con le cuciture. Allora, una volta che abbiamo i due pannelli pronti, andiamo a mettere il diritto con il diritto, ok? Quindi verso di noi abbiamo il rovescio e andiamo a cucire sulle spalle. Allora, sulle spalle andiamo a cucire solo i primi due ventagli, quindi cuciamo questi due e poi questi due da quest'altra parte. Quindi prendo il filo e andiamo a cucire in questo modo. Ok, fatto il filo troppo lungo, vi dicevo, cuciamo i primi due ventagli da questa parte e i primi due ventagli dall'altra parte e poi ci rivediamo. Allora, una volta che abbiamo cucito le spalline, sono andata a cucirmi anche un lato e ho lasciato 18 centimetri di scalfo. Quindi io, sempre dalla parte del rovescio, ecco qui, con il metro, mi calcolo 18 centimetri di scalfo e da qui fino alla fine vado a cucire sempre con l'ago. Quindi faccio questa operazione e poi ci rivediamo. Allora, una volta che avremo cucito il tutto, riprendiamo la lavorazione sul collo e andiamo a lavorare un giro di maglie basse. Quindi parto in un punto qualsiasi, lavoro la prima catenella e vado a lavorare tutto il giro a punto basso. Quindi sulle due maglie alte lavoreremo i due punti bassi, quindi 1 e 2. Nello spazio di una catenella lì lavoreremo un punto basso e nelle maglie successive due punti bassi. Ok, quindi lavoriamo due punti bassi sulle due maglie alte, un punto basso nello spazio di una catenella e due punti bassi
nelle prossime due maglie. Mi ritrovo nello spazio dove abbiamo unito le spalline e voglio farvi vedere come andare avanti con la lavorazione. Quindi noi semplicemente lavoriamo sempre i punti bassi sulle due maglie alte, un punto basso nello spazio di una catenella e due punti bassi nelle prossime due maglie. Poi lavoro un punto basso proprio dove abbiamo cucito, un punto basso nella maglia successiva, e in questo modo, ecco, abbiamo fatto anche il bordino, chiamiamolo così. E lavoro di nuovo le maglie come si presentano, come abbiamo fatto fino ad ora, quindi nello spazio di una catenella un punto basso e sulle due maglie alte lavoro i due punti bassi. Ok? Questo lo facciamo fino al termine del giro. Una volta che avremo terminato, possiamo tagliare il filo e andare a nascondere il filo nel cesso. Io ancora non l'ho fatto, quindi questo sarà poi il risultato. Con questo tipo di cucitura abbiamo avuto uno scolla a barca e questo è il risultato finale. E niente, il tutorial è terminato, vi lascio alle foto. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su, di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi come sempre ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!